In diretta dallo stadio Giovanni Paolo II di Castrignano del Capo, benvenuti da Giuseppe Padrone a questo secondo atto del girone A che vedrà contrapporsi Prato e Capo di Leuca. Il Prato reduce da una vittoria netta ed è lo stesso De Simone ad effettuare il calcio di punizione barriera 3 intanto per Tricarico. Vedremo se tenterà direttamente la conclusione in porta. Pronto De Simone direttamente con il destro, palla deviata, attenzione perché c'è Morrison e poi smanaccia, ma la palla resta lì e Morrison effettua il tap-in vincente che sigla il gol dell'1-0 quando siamo al terzo minuto. Sugli sviluppi di questo calcio di punizione battuto dallo stesso De Simone, palla deviata dalla barriera a scavalcare lo stesso Tricarico che forse ha effettuato due passi in avanti e quindi si è lasciato scavalcare dalla sfera, anche minacciato dalla presenza di Morrison. Abbastanza alta intanto qui la barriera del Capo di Leuca. Vediamo ovviamente Carli se proverà la conclusione diretta con il destro in porta. C'è anche un notevole mucchio al limite dell'area di rigore. Attenzione al destro del numero 6 Carli, un calcio di punizione fantastico che batte l'estremo difensore salentino quando siamo al quinto minuto e quindi rete di Carli a sancire il 2-0 per il Prato, che parte subito bene. Un calcio di punizione davvero sontuoso, quello del numero 6 dell'area di rigore, dove c'è Drago, anzi Scarnici. Ancora Scarnici con calma decide di ripartire da dietro con Benedetto, il suo cross sbilenco. Mandorino in tercetta, poi ancora confusione, c'è il gol del 3-0 per il Prato, rete di Zapparata quando siamo all'undicesimo minuto e quindi questa il solito Drago, riconquista la sfera, riceve palla e prova ad impostare il lancio profondo in direzione di Scarnici. Ancora Scarnici all'interno dell'area, si accentra, la palla sul sinistro, Scarnici al posto di tirare preferisce servire, proprio Zapparata che sigla il gol che chiude ovviamente le ostilità. Doppietta personale di Zapparata al 19° minuto. In area vediamo se Bartolini sfrutterà i propri centimetri, stessa tattica di ieri con la conclusione di De Simone che sigla il 5-0 e al 21° minuto del secondo tempo De Simone ripropone praticamente lo stesso schema di ieri siglando il gol del 5-0, travolto il Capo di Leuca che possiamo dirlo è stato disattento nel palla che termina out. Ha poco da dire questa partita, infatti l'arbitro dice che può bastare 5-0 del Prato sul Capo di Leuca, rete di Morrison, Carli, doppietta di Zapparata e infine De Simone a sancire il 5-0.